Buongiorno ragazzi di quarta, con la lezione di oggi inizieremo a vedere la retta nello spazio cartesiano. Allora, innanzitutto vediamo un po' come si può esprimere la sua equazione. Prendiamo una retta nello spazio cartesiano e supponiamo di avere un punto x con 0, y 0, z 0, punto chiamiamolo P0, fisso, mentre un punto P, x, y, z, variabile sulla retta. Viene individuato un vettore variabile che è P di 0 o P0P, chiamiamolo P0P, che ha componenti x meno x con 0, y meno y con 0, z meno z0. Ora, cosa succede? Ogni retta è caratterizzata da una sua direzione e quindi prendiamo un vettore qualsiasi parallelo a questa retta. Questo vettore sarà il vettore fondamentale della retta, quello che fa le veci del coefficiente angolare del piano, ed ha componenti v, ha componenti l, m, n, dove l, m, n sono dei numeri reali, non tutti nulli. Bene, che cosa succede? Noi dobbiamo imporre praticamente che il vettore pp0 o p0p e il vettore v sono paralleli. Quindi noi dobbiamo imporre che p0p è parallelo al vettore v. Ma che cosa vuol dire che è parallelo al vettore v? Vuol dire che le componenti sono proporzionali. Cioè noi possiamo scrivere x meno x con 0 uguale, adesso la costante di proporzionalità la chiameremo t, quindi scriveremo lt, y meno y con 0 uguale mt e z meno z0 uguale nt. Benissimo, al variare di t io posso scrivere x uguale x0 più lt, y uguale y0 più mt, z uguale z0 più mt. Benissimo, al variare di t cosa succede? Queste equazioni mi descrivono il punto che varia su una retta. D con vettore, questa qui è una retta passante per il punto x0, y0, z0 e con vettore parallelo LMN. Forma parametrica dell'equazione di una retta ed è praticamente la forma più usata quando dobbiamo affrontare un problema sulle rette. Se io quindi vi scrivessi, insomma, x uguale 2t, y uguale 3 meno t, z uguale a 2 più t, allora come interpreto questa retta? Interpreto che questa retta passa per un punto P0 e il punto P0 ha coordinate 0, 3, 2, vedete? Sono x0, x0 uguale a 0, y0 uguale a 3, z0 uguale a 2. E il suo vettore parallelo, v, ha come componenti, le leggo qui, 2, meno 1, 1. Quindi 2, meno 1, 1 è il vettore parallelo, il vettore caratteristico della retta, il nostro coefficiente angolare. Ma guardate una cosa, se io non avessi questo, allora avremmo una retta nel piano cartesiano. Avremmo una retta nel piano cartesiano passante dal punto 0,3 e con vettore parallelo 2,1. E nel piano cartesiano, vettore parallelo
2 meno 1 significa che il coefficiente angolare di questa retta qui, delta y diviso delta x, viene meno 1/2. Quindi questa qui sarebbe una retta, se io guardo solo le prime due componenti, passante per il punto 0,3 parallela a questo vettore, in pratica è la retta meno 1/2 x più 3. Ripeto, togliendo la terza equazione. Allora, la retta può anche essere scritta in questa maniera. Può anche essere scritta come deriva dalla formula x meno x0 uguale mt, y meno y con 0 uguale mt, z meno z0 uguale mt. Può anche essere scritta in questo modo: x meno x con 0 fratto l uguale y meno y con 0 fratto m uguale z meno z0 fratto n. Questa qui è un altro modo di scrivere, deriva da questo, basta esplicitare t e poi uguagliare, quindi t è uguale x meno x con 0 su l, t è uguale y meno y con 0 su m, eccetera. Questa è un'altra forma di scrivere la retta, si chiama retta in forma cartesiana, dove ricordiamoci l, m, n sono sempre le componenti del vettore. Può sorgere un problema che se n è uguale a 0, ad esempio, non posso scrivere niente, non posso scrivere z meno z0 uguale a 0. Allora, in questi casi, quando una delle componenti, una o due componenti del vettore sono nulle, che cosa devo fare? Devo semplicemente scrivere. Facciamo una piccola osservazione. Il mio vettore V ha componenti L, M, 0. Ok? Allora, il primo pezzo va bene, x meno x con 0 fratto L uguale y meno y con 0 fratto m. Adesso andiamo a sostituire 0 non qui, ma qui. Che cosa abbiamo? Abbiamo z meno z0 uguale a 0. Quindi abbiamo z meno z0 uguale a 0. Ecco. La retta va scritta in questa maniera, va scritta in questa maniera qui. A questo punto, problemi molto semplici, come trova la retta per passante per due punti, si risolvono in maniera quasi immediata. Che supponiamo, facciamo un esempio, voglio trovare una retta passante per il punto A, 2, meno 1, 3, e poi B, 1, 0, meno 1. Allora, che cosa faccio? Intanto devo trovare il vettore. Quindi il vettore ha come componenti la differenza delle coordinate, quindi 2, meno 1, 1, meno 1, meno 0, meno 1, 3, meno, meno 1, 4. Questo qui è il vettore parallelo a questa retta. Ora la retta avrà equazione, prendo le coordinate di uno di questi due punti, non importa, prendiamo il primo, 2 meno 2 più t, quindi 2 più 1 t, meno 1 più meno 1 t, quindi meno 1 meno t, e 3 più 4t. E questa qui è l'equazione parametrica della retta R. Se avessi preso l'altro punto, x uguale 1 più t, y uguale a meno t, z uguale a meno 1 più 4t, allora avrei sempre la stessa equazione, in forma parametrica diversa. Tra l'altro, apro una piccola parentesi, supponiamo voi avete queste due rette qua. Allora vi si chiede, dimostra che è la stessa retta.
Adesso noi li abbiamo ricavati in due modi diversi, è ovvio che è la stessa regola. Però se vi chiedessi, dimostra che sono la stessa retta. Come si può procedere? Dimostra che sono la stessa retta. Intanto sono parallele. Vedete? 1 meno 1, 4. 1 meno 1, 4. Quindi sono parallele. E vediamo se coincidono. Allora cosa faccio? Prendo un punto qualsiasi di questa, chiamiamole R. Prendo P appartenente ad R, va bene? E questo P appartenente ad R, qualsiasi, posso porre T uguale a 0 e scrivo 2 meno 1, 3. Quindi per P uguale a 0 ho il punto P, 2 meno 1, 3. Facciamo vedere che P, 2 meno 1, 3, appartiene anche a R'. Come faccio? Vado a sostituire, scrivo 2 uguale 1 più t, meno 1 uguale meno t, e z, cioè 3, uguale meno 1 più 4t. Ricavo t da tutte, da questa ricavo 1, da questa ricavo 1, e da questa qui ricavo ancora 1. Bene, visto che per lo stesso t ottengo il punto p 2 meno 1, 3, per lo stesso t, vuol dire che P appartiene anche a R1, quindi cosa vuol dire? Ho preso, le due rette sono parallele, R'. P sta su R, ma sta anche su R'. Allora vuol dire che le due rette coincidono, quindi l'equazione rappresentano l'equazione di una stessa retta. Allora una retta può anche essere vista come intersezione di due piani. Se voi avete un piano, non paralleli, questi due piani non paralleli banalmente si incontrano, si intersecano in una retta R. Perciò l'equazione di una retta R può anche essere vista in questo modo, ax più by più cz facciamo uguale a d, e a'x più b'y più c'z uguale a d'. Questa è la retta vista come intersezione di due piani. Possiamo fare subito un esempio e vediamo in particolare come da una scrittura di questo tipo si può passare alla forma parametrica più espressiva, in quanto noi conosciamo almeno un punto e un vettore. Allora, prendiamo questo piano. Questa retta vista come intersezione di piano x meno 2y più z meno 1 uguale a 0, e poi 2x più y meno z più 1 uguale a 0. Allora, questi piani, tanto prima osservazione, è una retta perché questi piani non sono paralleli, un mezzo, 2, quindi 1 diviso 2, meno 2 diviso 1, sono i vettori caratteristici, cioè i vettori ortogonali del piano, non essendo paralleli, rappresenta una retta, cioè i piani si intersecano, quindi è una retta. Allora proviamo come si procede. Intanto dobbiamo scegliere un parametro. Possiamo scegliere come parametro z, d'accordo? Prendiamo z uguale a t e lo mettiamo a sistema con gli altri due piani. Quindi il primo diventa x meno 2y uguale a 1 meno t. Portato meno 1 e z secondo membro e ho sostituito t. L'altro diventa 2x più y uguale meno z al quarto di là t meno 1.
Bene, allora cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo esprimere x e y in funzione di t, d'accordo? Allora, ad esempio, possiamo risolvere, praticamente abbiamo un sistema di equazioni due incognite, t la penso come parametro, e devo ricavarmi x e y. Quindi normalmente cosa faccio? Usiamo il metodo di riduzione magari, quindi la prima la moltiplico per meno 2, meno 2x più 4y uguale meno 2 più 2t, quindi ho moltiplicato la prima per meno 2, quindi qui abbiamo 2x più y uguale t meno 1 e proviamo a fare la solita riduzione. Quindi meno 2x più 2x fa 0, 4y più y fa 5y e quindi 2t più t fa 3t, meno 2 meno 1 fa meno 3. Allora ho già trovato un modo di esprimere y, quindi y è uguale a 3 quinti t meno 3 quinti. Ok? Quindi abbiamo trovato quanto vale y. Adesso, da quel che vale y, da quanto vale y, possiamo ricavare quanto vale x. Quindi scriviamo, guardiamo la prima, x, guardo questa, x è uguale a 2y meno più 1 meno t. Quindi x è uguale a 2 per 3 quinti t meno 3 quinti. Più 1 meno t, quindi x è uguale a 6 quinti t meno 6 quinti più 1 meno t. Quindi noi abbiamo che x è uguale a 6 quinti t meno 5 quinti t fa un quinto t, facciamo, e meno 6 quinti più 5 quinti fa meno un quinto. Allora, abbiamo trovato anche, abbiamo espresso la x in funzione di t, allora possiamo dire che una formulazione della nostra retta è la seguente. X uguale, e riscriviamo, meno un quinto più un quinto t. Poi y uguale meno 3 quinti più 3 quinti t e z uguale a t. Quindi questa retta, come la vedo? Vedo che questa retta passa per un punto P0 di coordinate meno un quinto meno 3 quinti 0 e avente come vettore parallelo il vettore un quinto 3 quinti 1. Invece di scrivere un quinto, tre quinti, uno, posso anche scrivere il vettore 1, 3, 5. Posso scrivere un vettore qualsiasi parallelo a quello di componenti, quinti, tre. Quindi, dalla forma parametrica, dalla forma di percezione di piani, posso solo passato alla forma. Guardate che qui potevate anche scrivere, invece di quinti, potevate anche scrivere 1, 3, 5, non cambiava assolutamente niente. Era sempre, rappresentava variabile di t, descriveva variabile di t sempre tutti i punti della nostra scala.